Vogliamo parlare della puntata di dopodomani, di domenica? Sì, allora intanto è sui giornali la vicenda Gasparri, daremo un'anticipazione ampia di un'inchiesta che è da tempo che la squadra di Report sta realizzando e che riguarda la partecipazione all'interno di una società che fa cyber security del senatore Gasparri in qualità di presidente, che deve avere relazioni istituzionali con la politica, sostanzialmente con gli enti pubblici. E quindi, se mi passi la sintesi un po' brutale, il presidente della società di cyber security Gasparri ha il compito di avere relazioni con Gasparri, che è nelle istituzioni. E quindi questo per noi riguarda un'anomalia più grande, però, che questo fatto non è stato dichiarato al Senato come invece contemplerebbe il regolamento. E oltretutto abbiamo scoperto che ci sono dei soci in chiaro, dei soci occulti, dei collaboratori occulti, per usare un termine più giusto, di questa società di cui Gasparri è presidente, e che sono legati ai servizi di sicurezza israeliani. In questo momento questi personaggi stanno addirittura nella War Room in Israele a gestire il conflitto israelo-palestinese. Insomma, non ci sembra un grande segnale di tranquillità. Questo oltretutto va anche contemplato un fatto che Gasparri è un uomo delle istituzioni, siede nelle commissioni difesa, siede nella commissione sulla RAI, è adesso capogruppo di Forza Italia al Senato, fa delle riunioni. Ecco, questo legame con questi soggetti di che natura è? Questo dovrebbe spiegarlo con chiarezza. È un legame molto consolidato nel tempo, dai tempi di Telit, quando, ricordo, lui era ministro delle telecomunicazioni, Telit in crisi, che era gestiva apparati militari già all'epoca, venne acquistata da imprenditori israeliani. Lui, lasciato l'incarico di ministro, va a fare il consulente per questa società già da allora, e poi con questi personaggi è rimasto in contatto. Però insomma, non svegliamo tutto, perché poi bisogna vedere la puntata di Report ancora. E poi ti lasciamo, Siffrido. Buongiorno Siffrido, scrive Marco. Ho visto la tua discussione con il senatore Gasparri alla commissione di vigilanza, devo dire che hai avuto una pazienza enorme a sopportare tutte le provocazioni di Gasparri, che a volte sono sembrate totalmente inattinenti alla discussione tra Gasparri e Ranucci. Senza dubbio, senza esitazione, scelgo Siffrido, che saluto e stimo. Che bello. Abbiamo avuto tantissime testimonianze di solidarietà e d'amicizia. Noi crediamo di aver fatto un ottimo lavoro, di fare un ottimo lavoro, e quindi diciamo che la mia tranquillità è la tranquillità di quello che è il lavoro di Report, quello che è sempre stato il lavoro di Report. Poi probabilmente il senatore Gasparri era un po' su di giri e sopra le righe in quel periodo, forse perché sentiva la pressione della nostra inchiesta, io questo non lo so, però insomma non è vero sicuramente quello che lui ha detto il giorno successivo alla commissione di vigilanza, che noi stavamo preparando un'inchiesta per vendetta, perché l'inchiesta noi l'avevamo cominciata 22 giorni prima della sua convocazione in vigilanza. Lui lo sapeva, perché noi è nostra abitudine mandare una richiesta di intervista con delle domande. Quindi.